Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Nella nostra saga delle meteore e dei bidoni della Serie A abbiamo passato in rassegna diversi personaggi singolari, calciatori dal bagaglio tecnico anche importante che non hanno però saputo reggere l'urto di quello che negli anni 80 e 90 si vantava a ragione di essere il campionato più bello del mondo. Stavolta ci concentriamo su un giocatore che, pur essendo accompagnato da un'attesa figlia del fascino che i calciatori brasiliani dell'epoca presentavano, non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto, ricevendo anche un particolare omaggio, se così lo possiamo definire, dai tifosi avversari in un derby. È la storia di Eloy, il numero 10 sbagliato. Abbiamo già parlato sul canale dell'esperienza del Mundialito. L'edizione del 1981, tra gli altri spunti, mise in evidenza quella che dai giornali fu definita come la nascita di una nuova stella. In quella prima edizione della Coppa Super Clubs parteciparono il Milan, l'Inter, il Feyenoord, il Peñarol e il Santos. E fu proprio durante una partita tra Milan e Santos che un brasiliano sorprese tutti. I rossoneri erano passati in vantaggio con un gol di Battistini, ma i brasiliani avevano ribaltato il risultato con una splendida doppietta di Francisco Chagá Eloia, noto come Eloy. San Siro applaudì e l'allenatore del Santos, Sergio Clerici, ben conosciuto in Italia dopo avervi giocato per 18 anni, assicurava che Eloy fosse un vero campione. Il Milan dopo quella partita mostra interesse, ma il Santos chiede troppo a livello economico e l'affare non va in porto. Eloy si trasferisce invece al Cruzeiro per un breve periodo, giocando qualche partita prima di passare all'America di Rio e poi al Vasco da Gama. Nell'estate del 1983 il Genoa del presidente Fossati si fa avanti. In panchina c'è Gigi Simoni, che riceve rassicurazioni su Eloy da un calciatore che aveva già allenato. Anche se non c'erano video su YouTube, le vecchie VHS mostravano le giocate di Eloy, che lasciavano il segno. Anche il racconto leggendario, secondo cui il giocatore palleggiava con dei limoni, aggiungeva fascino. Il Genoa decide di ingaggiarlo e l'entusiasmo dei tifosi rossoblù è palpabile quando Eloy arriva all'aeroporto e il presidente genoano scherza sul suo nome. Chagá potrebbe significare piaga se tradotto letteralmente, ma vi assicuro che non è così. Il calcio d'agosto sembra esaltare le aspettative che si sono create con l'approdo di Eloy in Italia nella tifoseria rossoblù. Il 21 agosto Eloy segna una doppietta contro il Palermo in Coppa Italia, replicando tre giorni dopo contro il Vicenza, sempre nella stessa competizione, seppur su rigore. Il 28 agosto contro il Monza trova nuovamente la rete, 4 gol in 3 partite in Coppa Italia. La vita sembra sorridere a questo brasiliano dai riccioli e baffetti biondi, accompagnato dalla sua splendida moglie Aparecida. In campionato la situazione di Eloy appare da subito meno brillante. Le partite si susseguono e le sue prestazioni non lasciano un segno indelebile, tutt'altro. Alcuni iniziano a dubitare della sua età, ipotizzando che possa essere più vecchio di quanto dichiari, anche per l'aspetto che qualcuno definisce più da compassato ragioniere che da fuoriclasse, tutto genio e sregolatezza. Tuttavia Eloy, indignato, ribadisce di avere 28 anni e si giustifica attribuendo le prestazioni deludenti al gioco italiano che non si adatta alle sue caratteristiche. Ricevo un pallone ogni 25 minuti. È possibile giocare in queste condizioni? Una statistica tanto circostanziata da scatenare più di un'ironia tra tifosi addetti ai lavori. Va detto che forse non è del tutto sbagliato, sebbene Eloy non sia un fenomeno, il Genoa nel complesso non riesce a ingranare come squadra, rimanendo costantemente in zona retrocessione, con uno degli attacchi meno prolifici del campionato. Addirittura il 18 marzo 1984, durante un derby della Lanterna, noto tra i più graffianti al mondo in termini di ironia e sfottò, i tifosi della Sampdoria riuscirono a far entrare in campo uno scimpanzé preso in prestito dal Circo Medrano. Gli fecero indossare la maglia numero 10, quella di Eloy, e lo portarono a passeggio sotto la curva. Li ho perdonati per quello scherzo, ha recentemente dichiarato Eloy al quotidiano Il Secolo XIX.
A raccontare quel memorabile sfottò fu un tifoso storico blucerchiato, Claudio Bosotin, svelandone il retroscena in un'intervista rilasciata a Calcio 2000. Il putiferio che ho scatenato con quella storia. Il Genoa aveva appena preso Eloy, brasiliano, eravamo nel 1983 quando ancora gli sfottò erano possibili senza filtri. Passando davanti al circo Medrano ho deciso di andare dal direttore, volevo una scimmia per una manifestazione sportiva. Gli ho lasciato una catena d'oro e le chiavi della macchina per avere la scimmia in prestito. Il giorno del derby mi sono presentato con la scimmia con addosso la maglia di Eloy. Al momento di entrare allo stadio però ecco che si presenta il primo problema. Il carabiniere allo stadio mi ha fermato e mi ha detto: scusi, ma gli animali non possono entrare. Ricordo che ho risposto: questo non è un animale, è mio figlio. Se lei li fa meglio, mi faccia sapere come si fa. Se ne parla ancora oggi di questa storia. Ora non sarebbe più possibile, chiarisce Bosotin, ma quelli erano altri tempi. Il Genoa comunque alla fine di quella stagione retrocesse in Serie B. La situazione non migliorò per il brasiliano. Segnò il solito gol in Coppa Italia ad agosto, ma poi non riuscì ad incidere. Uno tra Genoa e Lazio in una partita che alla vigilia si voleva grintosa, soprattutto da parte del Genoa, ma che alla fin fine è risultata abbastanza corretta. Non c'è neanche il tempo per controllare gli accoppiamenti in campo, che il Genoa va in vantaggio. C'è un'azione di Policano sulla sinistra, palla per Fiorini e la punta ex San Benedettese opera un perfetto centro. Eloy di ginocchio batte Orsi. Sono passati appena 40 secondi di gioco. Successivamente fece ritorno in patria al Botafogo e poi tornò in Europa con il Porto di Arthur Jorge, con cui vinse anche la Coppa dei Campioni, sebbene la sua unica presenza in quella manifestazione risalga al primo turno a settembre contro i maltesi del Rabat Ajax, col Porto che vinse per 9-0. Uno dei gol fu proprio segnato da Eloy su punizione. Successivamente si trasferì al Boavista e infine fece ritorno in Brasile, dove chiuse la carriera nel 1996 per intraprendere quella di allenatore e procuratore. Oggi ha eliminato i suoi baffetti e i capelli, una volta riccioluti, si sono diradati. È attivo sui social, dove condivide la lettura della Bibbia e i suoi ricordi, tra cui una foto che lo vede abbracciare Pelé. Nella sopracitata intervista al Secolo XIX, Eloy analizzò cosa non aveva funzionato nella sua esperienza italiana. Per un giocatore è molto difficile fare la differenza quando non hai la piena fiducia ad accompagnarti. Mi è mancato un po' d'aiuto in campo, ricordo che parlai con Zico e lui disse: Eloy, non ti passano la palla abbastanza velocemente. I marcatori italiani sono i più forti, sanno che sei il più pericoloso con la palla tra i piedi e così ti chiudono e non ti danno spazi. Mi mancavano gli allenamenti che facevo in Brasile, dove lavoravo più duramente e per il mio fisico era importante. E poi come Zico ero specialista dei calci piazzati, ma mentre in Brasile ci fermavamo ore a provare, in Italia i portieri andavano a casa a fine seduta e non ci allenavamo abbastanza. Però dopo il Genoa sono andato al Botafogo e ho fatto molto bene, come pure in Portogallo, tra Porto e Boavista. La mia carriera dice che ero un giocatore vero, un numero 10. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! We'll be right back.